Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui a lezioni con i ragazzi, con la lezione delle 7, dove stiamo facendo la classe di tutti i livelli. Oggi ho pensato di mostrare come lezione come passare la guardia butterfly, perché secondo il mio punto di vista la guardia butterfly è una di quelle guardie più complesse, più complicate, in quanto è una delle guardie più flessibili rispetto a una mezza guardia o una close guard. Quindi vi darò dei consigli in questo video sulla butterfly. Oggi andiamo a vedere come neutralizzare la butterfly guard. Come dico sempre, l'errore che fanno molti atleti amatoriali e anche avanzati, quando troviamo un avversario che ci tira come guardia la butterfly, come errore è quello di andare a abbracciare la testa. Ed è un errore grave andare verso la testa, perché rendo vulnerabile il mio baricentro. Quindi, se mi trovo un avversario che mi fa guardia butterfly, non devo andare verso la testa e schiacciarlo, perché lui solleva verso l'alto il mio baricentro. E da questa posizione, lui tirandomi sopra il baricentro, io sono facilissimo da farmi ribaltare, ok? Quindi cosa andrò a fare? Il consiglio che vi do è quello di ancorare il nostro baricentro verso il basso. Dobbiamo schiacciarlo, ok? Quindi ogni qualvolta che il vostro avversario mette la butterfly, staccati un attimo, ingaggia la butterfly e cerca le nostre braccia per attivare la butterfly e ci tira per sollevare in alto il nostro baricentro, il nostro lavoro non è andare verso la testa e schiacciarlo, ma è inverso il lavoro, è spingerci all'indietro in questa posizione, mantenendo il nostro baricentro ancorato verso il basso. Se lui spinge verso l'alto, noi tiriamo verso il basso. Quando ci troviamo in butterfly guard, una volta che abbiamo capito come ancorare il baricentro, non dobbiamo permettere al nostro avversario di farci grippare le braccia, polsi, testa. Non ci dobbiamo far afferrare dal nostro avversario. Quindi se lui mi controlla un polso o un 2-on-1, ok, io non devo rimanere qua, perché io così creo al mio avversario le possibilità di instaurare le sue impostazioni, i suoi sweep, le sue finalizzazioni, i suoi arm drag. Quindi la prima cosa che devo fare è quella di rompere la presa. Quindi baricentro basso e rompiamo tutte le prese dell'avversario, perché se lui attiva la butterfly e gli diamo un nostro braccio, lui ci tira. E avete visto? Cosa dovrò fare in questa situazione? Spingere verso il basso il baricentro e tirare indietro il braccio. Quindi non dobbiamo dare modo all'avversario di aggrapparci su di noi. I gomiti non stanno mai larghi durante una butterfly, ok? Mai larghi, perché se sono larghi lui mi può lavorare gli arm drag, e dalla butterfly gli arm drag sono veramente veloci e facili da tirare. Teniamo i gomiti stretti. Se tengo i gomiti larghi è un attimo che mi arriva la schiena, ma se tengo i gomiti stretti per lui sarà molto più complicato. Vai, vedete? Vedete? Tira, rompo, baricentro basso. Cosa succede se l'avversario va a mettere double underhook di cintura dalla butterfly? Quindi lui entra, io nonostante abbia ancorato il mio baricentro verso il basso, lui mi ha messo la cintura double underhook. Da qui un po' più complicata la situazione, perché mentre mi tira verso il basso, anche se tengo il baricentro ancorato, sono sempre vulnerabile. Da qui cosa andrò a fare? Andremo a lavorare con i cross face, ok? Andrò a mettere un cross face e rompo. Ma se non è efficiente un cross face perché è molto forte l'avversario, dovrò lavorare con due cross face e romperlo. Rompiamo e sprolliamo, buttiamo il baricentro verso il basso. Quindi lui sale, bam, metti cross face, lui mi spinge, spinge verso l'alto baricentro, da qui sprollo e rompo. Ma è anche da capire che questo metodo non possiamo farlo per 5-6 minuti, perché è davvero stancante, ok? Quindi dobbiamo trovare un modo di rompere e toglierci via, cioè nel senso, lui mi prende in double underhook, io vado a rompere la sua cintura, sprollo e mi levo via mantenendo un contatto con l'avversario. Perché se troviamo un avversario abile nella butterfly, noi dobbiamo trovare le impostazioni che non ci stancano, ma che stanca al nostro avversario e che lo irritano, perché noi dobbiamo irritare l'avversario. Quindi rompiamo tutti i grip dell'avversario, ancoriamo il nostro baricentro verso il basso. Se ci mette il double underhook, crossface, un crossface, ma se non è utile andiamo col double.
Quindi siamo qua, prendi uno e rompo. Rompo, prendi anche testa. Via, da Bolanderuk mi prende subito. Avete visto? Guardate come mi sono sdraiato, come ho sprollato. Appena lui sale, io richiamo, sali? Richiamo. E qui ritorniamo. Via, uno, due, tre. Da Bolanderuk, crossfade, sprollo e ripartiamo. Proviamo, raga? Easy? 3, 2, 1, open, the work. Che a volte alcuni principianti avanzati tendono a fare le cose di fretta. E io a volte mi arrabbio appunto anche con i miei studenti, perché facendo le cose di fretta vai a tagliare tutti i passaggi fondamentali. E poi molti cercano sempre di fare le cose complicate, quando invece le cose più semplici, come quelle che stiamo vedendo adesso, sono quelle che fanno la differenza. Non mettetevi a lavoro facendo cose impossibili. Fate cose semplici che vi aiutano nel vostro percorso. Rompiamo i grip dell'avversario. Ottimo, double underhook, crossface 1, crossface 2, sprawl, recupero, via, mantieni contatto. E qui potrai concentrarti poi a passare. Concentrati bene, non devi sentirti instabile, perché la sensazione che sentirai adesso è instabilità. Ma non devi aver timore dell'instabilità. Adesso devi fare un 50-50 tra baricentro verso il basso e spinta del crossface. Il problema che si pone ad alcuni principianti e intermedi, che quando si sentono legati dalla butterfly sentono l'insicurezza, l'instabilità, e questo lo conducono poi a sbagliare. Quindi quello che do sempre io come consiglio ai ragazzi è quello di non andare subito in ansia in una situazione di squilibrio, ma anzi motivarsi per rompere quella posizione, levarsi da quella posizione. Quello che dico a loro: crossface è uno di quei metodi mezzi che ti vanno a toglierti questa paura, questa instabilità, ok? E ti riportano al punto di partenza. È un lavoro dispendioso, ti fa un po' faticare, ti fa stancare, ma non solo a te, ma stanca anche all'avversario. E quindi è molto importante trovare un equilibrio. Ho sempre un contatto una volta che avete rotto la butterfly, quindi sono qua. Io sono qui, la rompo e mantengo un contatto. Sono attivo perché sono su di lui. Ma se invece ogni volta che rompo la butterfly, boom, 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 me ne vado via, ok, qui non è no action, non è azione. Quindi devo dimostrare che è vero che neutralizzo la butterfly, ma anche è vero che mantengo un controllo sul mio avversario. Quindi sono qua, crossface, crollo, recuperami. Eccolo qua, sono qui. E poi si riparte nell'esercizio. Vai, lavorami un po'. Rompo. Sono qui, qui, ecco, questo è il lavoro. Facile di quanto sembra, è tutto semplice qui, raga, eh. Nulla è complicato. Ok, le cose semplici vi aiutano e vi portano ad un altro livello. Più invece tendete a fare le cose complicate, più andate a abbassare le vostre prestazioni. Quindi concentriamoci sulle basi, che sono quelle che vi porteranno in alto, al successo. La lezione è terminata, abbiamo fatto l'ultimo round di sparring. Spero che questo contenuto vi abbia aiutato nel vostro metodo, nelle vostre impostazioni da lotta. Iscrivetevi al mio canale, non l'avete fatto, fatelo adesso, mi raccomando. Ci vediamo presto, che porterò contenuti sempre più interessanti. Dai!